È difficile mettere insieme l'aspetto che per quei ragazzi qua è fondamentale, credo, ludico, giocoso, con l'aspetto dell'apprendimento, cioè come riesci a mettere insieme le due cose? Evidentemente loro hanno bisogno di giocare, però nello stesso tempo le cose che imparano adesso sono quelle che si porteranno dietro per tutta la loro vita di calciatori, vogliamo dire di calciatori, diciamo di calciatori, insomma, quindi credo che sia importante questa cosa. Guarda, io come metodologia in tanti anni che ho fatto allenatore, anche quando giocavo con, a livello, diciamo così, di ragazzi eccetera, però ancora più con i bambini, a me il gioco è sempre piaciuto. Cioè, a me è sempre piaciuto far giocare i bambini, perché l'aspetto ludico che il bambino soprattutto deve venire qua, innanzitutto divertirsi. Io poi sono abituato anche, li faccio divertire, però nello stesso tempo è un divertimento mirato, cioè un divertimento, diciamo così, nel senso che magari cerchiamo di fare un gioco, però comunque è un'attività di divertimento. E quindi voglio dire, tu fai un gioco a secco, cioè un gioco senza pallone, e poi dopo lo stesso gioco lo fai col pallone, quindi il bambino, pur divertendosi, nello stesso tempo esercita questa attività, quindi lui impara a conoscere il suo attrezzo e nello stesso tempo si diverte, quindi non si annoia. Cioè, io sono sempre stato contro al fatto di vedere dei bambini magari che corrono intorno a un campo, no? Così ieri sera lo diceva anche Dastoli, ieri sera c'era Dastoli e lo diceva anche lui, anzi lui fa lavorare i suoi, cerca possibilmente quasi sempre di farli lavorare, non a secco, ma di farli lavorare con il pallone. Di cuore, di sentimento, di affetti, di ricordi che mi legano e quindi ovviamente insomma
le amicizie, ci si conosce in pratica tutti, abbiamo vissuto l'infanzia con tante persone qua insieme, insomma, per cui per me cioè, sono, mi sento profondamente legato a questo ambiente qua. Stare qua dentro è anche un buon modo per ricordarsi di camminare. Cioè, anche quello. Oggi ti ho visto poco, dove eri? Questa parte, insomma. Niente, grazie Maurizio per il tempo che ci hai regalato. Anzi, grazie a però voi. L'ultima ripresa vorrei che fosse quella di Maurizio col trofeo in mano. Sì, va bene, okay, ecco. Sì. Ecco, questa era la classica posa di Dante Boni quando lui allenava il Parma. C'è il suo, diciamo così, c'è una sua targa ricordo sotto la tribuna del Parma, dello stadio Tardini, dove in pratica c'è una foto simile a questa. Questa era la sua, diciamo così, era il suo modo, diciamo così, e la sua mimica particolare, insomma, col dito puntato verso il campo. Grazie.